Sono appena scese in campo le squadre, il Cesena ovviamente e la Casertana, che si affronteranno nel terzo turno di Coppa Italia Team per proseguire nel cammino della Coppa Italia. È un atteggiamento tattico, bisogna vedere fino a quanto paga, però sicuramente non avendo una punta centrale di ruolo deve provare questo, perché ormai manca una settimana al debutto e quindi dovrà fare le sue scelte. Sulla destra c'è Alessandro. Diakité già in area, ancora Mancino, il colpo di testa però a fermare l'azione da parte di Lucchini, la conclusione molto pericolosa di Carrus. Ha una giocata brillante, quindi De Frel da Coppola che mette indietro, arriva Cascione, c'è la possibilità del tiro col destro, la prima conclusione del Cesena. È lo stesso Brienza a battere il calcio d'angolo. Tutti in area ovviamente, le bocche da fuoco e c'è la rete, il vantaggio del Cesena, colpo di testa di Marilungo appostato sul pallo lontano, l'arbitro ha posizionato la barriera, vediamo Carrus e Mancino, pare Mancino intenzionato a calciare di prima intenzione, la palla si alza, De Frel, bella la giocata. E poi palla per Marilungo, la giocata di Marilungo con il destro a tu per tu con Fumagalli. E invece finisce il primo tempo con il Cesena in vantaggio per una rete a zero. Gol. Però siamo a inizio stagione, quindi può essere anche normale. La Casertana adesso dovrà farci vedere qualcosa in più a livello offensivo, perché sicuramente adesso quello che ha più vantaggi è il Cesena, che può amministrare bene la partita. Ovviamente Djuric andrà a fare sportellate con i due centrali della Casertana. Col numero 10 Mancino esce dal terreno di gioco, no, è la sostituzione, Mancino dunque, Alvino al suo posto. Caturano in campo al posto di Diakité dunque, e poi propone un cross che è troppo alto e troppo lungo per tutti. Arriva Coppola, seppur con qualche difficoltà, porta a casa l'1-0 che gli permette di superare il turno. Arriva adesso il triplice fischio di chiusura di Abbattista di Molfetta.